Smettetela di guizzare e infilatevi in bocca, deficienti! Tu non sei il ragazzino che pesta mio figlio? Forse! Come si chiama? Simpson! Oh, sì! Bart Simpson! Capelli a punta, cacca sotto, non fa che darsi mazzate! Quei girini sono il tuo pranzo? Chiamiamolo brunch! Orso, mangia questo! Mia figlia non ha voluto il pranzo che le ho preparato! Caos! Questo panino è da sturbo! Il mio sushi di girini non può competere con questo! Tu sei notturno! Non devi stupirmi prendendo per i fondelli gli altri! Mi sei già simpatico! Comincio ad abbassare la guardia! Grazie, signora S. Non è stata proprio una giornata da sfranto. È bello sentirsi apprezzati. Se lo dice lei, buona sfortuna. Mamma! Mels, avevi detto che avresti dormito al parco stanotte? Oh, non importa, il ragazzo non mi crea problemi. Ehi, Nelson, vieni a salutare Bo. Ha detto che ti porterà in campeggio qualche volta. Ho detto forse. Si riprenda i soldi che ha dato a mio figlio. Non la vogliamo, la sua carità. La mia non era affatto carità. Le ho insegnato il rispetto per se stesso. Rispetto per se stesso, eh? Ecco perché è tornato a casa col gilet tutto abbottonato. Come se si credesse chissà chi. Torni a casa da suo figlio, signora Monza, e cerchi di non copulare strada facendo. Questa è la prova perfetta. Se posso prendere un piccolo assaggio di glassa e poi fermarmi, vuol dire che ho finalmente conquistato il cibo. Così è troppo facile. Ok. Se mi fermo qui avrò ancora un pizzico di dignità. Almeno non canta un brano della Streisand. Ehi, Lisa, ti senti ancora a disagio riguardo al tuo fisico? Sì, un pochino. Quelle pettegole mi fanno rabbia, sai? Come ti capisco. Mia sorella, credo sia morta, aveva il tuo stesso problema. Io ho la soluzione che fa per te. Sherry, Terry, la sola cosa più dolce di voi due sono questi biscotti rubati. Tenete, godeteveli. Grazie, Nelson. Sherry puzza, Terry puzza, peggio dell'età. Oh, che tanfo, che dolor, bruciolinimo odor. Grazie, Nelson. Proverbio. Ah, bene chi, ultimo. Ero spappolato di noia che ho tagliato il codino al tipo davanti a me. Guardate, mi sono un laureato. Ho 30 anni, ho guadagnato $600 l'anno scorso. Bart, non prendere in giro i laureati. Hanno solo fatto una scelta di vita errata. E Conci, puoi abbassare un po' il volume? La mia bimba vuole fare l'opisolino. Peccato, perché i miei bicipiti si sono appena svegliati, amico. Incoraggiami. Beh, i muscoli, senti il bruciore. Più forte. Sei un mito. Non so che altro dire, io scusa. Di solo forza, forza. Forza, forza, forza. Dillo in modo convinto, schiappa. Sul serio, un vero peccato, perché io non me ne vado. Mi piace questo posto. E Mister Ciambellone qui l'ho già domato. Ho detto bene, Ciambellone? Oh, sì, un po' di grasso, ma tu mi hai capito subito, sì. Senta, coach, ho cercato di essere cristiano e rispettoso, ma non mi resta che informarla che il suo assegno di $200,000 è stato respinto. Legalmente, la casa è ancora mia. Ah, sì? Lo vado a dire ai Marines. Ok. Ok, mi arrendo. Ma perché? Ma perché l'hai fatto? Stavo implorando pietà. Stavi nella cacca e io ne ho approfittato. Questo fanno gli eroi. Ok, Ned, preparati per la tua sorpresa di bentornato. Homer, hai rubato. Entrate pure, ragazzi. Abbiamo tutto. Letti caldi, pasti completi, donne senza tetto. Donne senza tetto, sì! Un brutto presentimento, Blue.
Entra, forza! Ah, no! È bello essere al coperto, no? Sono originate dal vicino più prossimo della Terra. Chi, Flanders? Marte. Allora è una guerra dei mondi. Meno male che il sole sta dalla nostra parte. Avanti, nasconditi, vigliacco! Mi trovo nella cittadina di Grover's Mill, dove si è radunata una folla intorno a questi curiosi cilindri marziani. Si sta aprendo! Ora ne emerge un tentacolo! Buoni bambini, fatevi una sigaretta per calmare i nervi. Oh, stelle, sta emanando un raggio di pura energia, sta bruciando le persone vive! Ok, ragazzi, questo è un attacco. Cacciamoli dalla città come abbiamo fatto con gli irlandesi. Io sono irlandese! Oh! Oh no, aspetta, sono polacco! Oh. La devastazione è spaventosa. Stanno triturando cadaveri di esseri umani. Adesso cavalcano sotto la pioggia. Adesso suonano lo xilofono mentre giocano a bowling vicino all'aeroporto. Ora, prima di morire tutti, un'ultima selezione della Nathan Newley Orchestra. I'm young and healthy, and you've got charms. Acciderba, signor Wells. È proprio un bel programma questo che fa per la gente. Spero che il nostro scherzetto salace via radio farà fare alla gente, come la chiama lei, una risata, un sussulto, e che funzioni come apertura per Mr. Amos Handy. Bruciate tutto! Sai, Homer, in realtà non li abbiamo visti questi alieni. Stai parlando da alieno! Big Bang Studi, c'è il caso che ti dai anche tu! Non... Che parte sta la sparatoria? Ecco il vecchio Carly. Interpretava il predicatore finché non gli abbiamo dato il ben servito, ma bazzica ancora questo posto. Aiutami, ti prego, sto male. È uno spasso, Marge. Questo sta male. Non dovremmo aiutarlo. Lui sa quello che fa. Mirato le spalle, liscine, liscine. Homer, c'è qualcuno giù. Vuole assolutamente parlare con te di un certo incidente d'auto. Porta fuori i ragazzi. Me ne occupo io. Signor Simpson? Credo che ieri qualcosa di suo abbia colpito la mia macchina. Ah, sì? Me lo dimostri. Quella è la sua targa, se non sbaglio. Va bene, mi faccia pure causa, sì, va bene, tanto me la fanno tutti. L'indennizzo medio è di $68,000. Non sono qui per farle causa, mi chiamo Astrid Weller e possiedo una galleria d'arte e vorrei pazzamente esporre il suo pezzo. Questo ammasso di stercaglia, ma questo non è arte, è solo un barbecue che mi ha mandato fuori da gangheri. Non è così, non è così, brutto bagarospa anche tu. La rabbia, ma voi mi conoscete, io sono Mr. Miele. Perciò a voi ragazzi do il permesso di farmi arrabbiar. Forza, mettetecela tutta. Mamma ha scoperto che la pietra dell'anello di fidanzamento è una caramella dura. Ciao, guardi qua, Leopada. Ha funzionato, tesoro, dacci dentro. L'altro giorno mi sono sentito un tantinello attratto da Milhouse. Di chi si vede? Seymour, volete il solito tavolo vostro? No, no, Luigi, grazie mille, ma voglio un tavolo per due. Stasera cenerò con un mio vecchio amico. Buono per voi, allora. Qui ti trattano con i fiocchi. Da donna, indovina chi ci sta. Il signore Pazzieriello con un spugnizzo scarrafone ti farà tornare il sorriso. Da donna, porta chi lo spugnizzo scarrafone, lo piatto in truglio rosso. Potesse diventare ancora più antidiluviano, ma eccone la prova. È stranissimo, Lisa. Lui mi manca come amico, ma mi manca ancora di più come nemico. Credo che tu abbia bisogno di Skinner. A ciascuno occorre una nemesi. Sherlock Holmes aveva il suo dottor Moriarty. Bibip ha il suo vil coyote. Anche Maggie è quel bebè con un unico sopracciglio. E si mette qui e ecco la tua giraffa piccolina, eccola qua, vedi com'è carino? Io sono un maschio. E questo è lo spirito, non arrenderti mai. Penso che tu sia piuttosto sbalordito, Bart? Mio padre è riuscito a far venire personalmente Krusty il Clown alla mia festa. Ho la sensazione che potrei farlo venire anche a casa mia. Oh, non lo so, Bart, guarda che mio padre è un pezzo alquanto grosso giù alla fabbrica di crackers.
Non sono ancora le 17:30. Che stai facendo, facendino, vicino? Oh, sto facendo buchi per la velocità nella mia auto. La farò correre di più. Ah, è così? Ah, ci picchina. Forse anche la vecchia Flander mobile potrebbe... Wow, fortuna che tengo sempre una Bibbia sul cuore. Che fortuna. Oggi porto un pezzo extra large della vera croce. Credo che mi ritirerò. Ma chi è che continua a fare così? Te l'avevo detto che dovevamo portare più di 3 pallottole. Acchiappiamolo, dai. Aspettate, non potete uccidermi solo perché sono creato. Io non sono lui, sono Homer Simpson. Lo stesso Homer Simpson che ha sfondato con la macchina il muro del nostro club. A dire il vero, il mio nome è Barney, sì, Barney Gumble. Lo stesso Barney Gumble che condenno a fotografare mia sorella. A dire il vero, il mio nome reale è... Pensa, Grasti, pensa... Giovalachi! Lo stesso Giovalachi che ha venduto la nostra famiglia alla commissione del Senato. Benedict Arnold! Lo stesso Benedict Arnold che ha consegnato West Point agli odiosissimi inglesi. No! Sono felicissimo di avere finalmente l'occasione di conoscerti prima di eliminarti, Krusty. Io sono un tuo grande ammiratore, Don Vittorio Di Maggio. Krusty il clown. Sapessi quanto mi addolora doverlo fare, Krusty. Io non ci riesco. Ammazzare un uomo spiritoso di tale ingegno è un crimine per mia. Facciamo così, Krusty. Fammi il mio numero preferito, guida la biciclettina lungo il cerchio della morte e io te lascerò vivere. Ma io non sono mai stato capace di... Ehi, che ne direbbe invece se la schizzassi in faccia col mio fiorellino? Ok. Non ci riuscirò mai a fare questo numero, mai! Va, va! Ci sto riuscendo! Sono il più grande clown del mondo! Il fatto che tu non abbia eseguito bene il numero è la più grande offesa che abbia mai ricevuto. Ehi, ragazzi, sono venuto per... Oh, state giocando al gatto al topo, eh? Beh, ritornerò. Ci sto vedendo doppio. 4 Krusty! Krusty! Oh, grazie, mille grazie! Sei venuto per salvarmi! Già, è proprio così. Vi devo fare le mie scuse. Stavo quasi per commettere un errore imperdonabile. Addio, Krusty. Aspetta! Lui non può uccidere nessuno se non sa quale di noi sia il vero Krusty. Io mi sento confuso. Buona questa, Krusty. Oh, porco cacchio. Per questa pagliacciata irriverente, ora vi ucciderò tutti e 2. A meno che non percorriate il cerchio della morte insieme. Non riesco a vedere, idiota! Toglimi le mani dagli occhi! Mica male. Bravo. Va bene, ma senza il cerchio non vale. Ehi, vai, Krusty! Sono bravi! Grazie, grazie. Voi avete recato grande gioia a questo vecchio italiano arteriosclerotico. No, no, Don Vittorio, non dica così. Sì, lo sono. Comunque ti ringrazio tanto, Krusty. No, non c'è di che. Perciò ora siamo pari. No, noi non ti ammazzeremo. Ma tu ci devi ancora quei soldi. $48. Eccole 50. E 2 come resto con tanti ringraziamenti da Don Vittorio. Ora di tornare a casa. Ah, i bulli! Ehi, è entrato in un cantiere edile! Ah, ma lei ci vuole il casco! Sicuro che non sia pericoloso? Ma certo, mi sono allacciato la cintura! Bartolomew J. Simpson!
Che cosa ci fai in questo cantiere in costruzione? Cercavo di fare qualcosa di costruttivo. Accompagna a casa Milhaus. Cosa? Ma che succede qui? Cos'è questo? Un ambizioso primo romanzo delle due più brillanti giovani scrittrici del seminario di scrittura. Scommetto che brucerà proprio bene. Mettete subito giù quel libro. Perché dovremmo, cervello chiappone? Bene, guania! Preparatevi ad una memorabile avventura in cui lotterete contro le forze avverse della natura! Ai vostri posti! Pronti? Via! Pronto, signor Burns? Un momento! Sono intrappolato con un pazzo. Guarda! Come mi fissa, riempiendo la mia mente con pensieri paranoici. Guarda i suoi occhi, sto cercando di ipnotizzarlo. Ma non alla bella maniera di Las Vegas. So cosa gli frulla in mente. Vuole uccidermi, poi cavalcherà la mia carcassa giù per la montagna per salvarsi. È un pazzo da legare se pensa questo. Però non potrà uccidermi se lo uccido prima io. Ti ucciderò, museo rigonfio di ipocrisia. Lei è con quale esercito? Indietro! Ho dei poteri, poteri politici! Adesso comincia lo spettacolo! Dia qui, lasci qualcosa! No! Hai finito, over! Oddio! Lo tasto! Ok, spedizione di ricerca. Prima di muoverci, tranquillizziamo i bambini. Ragazzi, vostro padre starà benissimo. Va bene, gente, infilatevi i guanti per cadaveri. Abbiamo due corpi congelati sepolti da qualche parte in questa montagna. Hai sentito, Lisa? Ragazza, nostro padre starà benissimo. Guarda, cos'è quello? Ci sbricioleremo! Oh, signore, proteggi questa casa razzo e tutti coloro che abitano nella casa razzo. Sono proprio loro! Siamo qui, papino! È qualcosa che non va con i freni, largo! Marci, ragazzi! Vi siete dimenticati della nostra gara? L'ultimo a entrare è licenziato! Sei licenziato, lei. Oh, cacchio! Allora, come siamo andati? Un nuovo record, signore! Straordinario! Forse tutto questo è servito a qualcosa. Avete imparato il lavoro di squadra? Eccellente. In questo caso non ci sarà nessun licenziamento. Quel vecchio cabrone non può licenziarmi. Adesso gliela faccio vedere. Yeah! Oh, cacchio. Lo sai, Simpson? Devo proprio dire che una volta vissuta una simile esperienza con una persona, non si ha più voglia di rivedere quella persona. Ben detto, brutto vecchio svitatone. Ehi!